Quando il gioco diventa duro, le grandi, anche se ragazzi, le grandi, ma l'Argentina stasera ha rischiato in un poco, nonostante abbia meritato, per l'amor di Dio, e ha sbagliato in più di una circostanza il terzo gol per poter chiudere la partita. Però poi queste partite sono così, insomma, davanti avevi una squadra che non era un granché, però insomma, poi ti fa il gollettino e si è mangiata all'ultimo secondo, ragazzi. Non volevo crederci. Ha fatto una parata il portiere pazzesca, la palla è rimasta lì e sostanzialmente si è chiusa la partita, però ha rischiato veramente tanto, veramente tanto. Questo ti fa capire quanto veramente nel calcio conta veramente poi essere cinici e chiudere le partite, perché poi, anche se poi meriti, anche se poi sei più bello, puoi sempre rischiare. È la legge del calcio, poi sostanzialmente quello è. Belli siete, ragazzi, buonasera, buonasera, buonanotte, buonasera a tutti e bentornati qua sul canale dal vostro amico Nice nella casa del pane Balloon. Vi invito subito a mettere un bel like al video, ragazzi. Iscrivetevi al canale, stiamo formando una community spettacolare, bellissima, ci divertiamo un sacco, soprattutto nelle live. Perciò iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. Fatelo, è gratuito, perciò belli siete, mi raccomando. Detto questo, si è formato già il primo quarto di finale si è formato. Sarà Olanda-Argentina, l'Olanda che batte gli Stati Uniti 3-1, l'Argentina che supera appunto l'Australia e insomma, il primo quarto è andato. Vedremo domani come si metterà tutto il resto. Voglio partire appunto dalla partita di oggi. Olanda-Stati Uniti. Devo essere sincero, no? L'Olanda col minimo sforzo, il massimo risultato. Perché nel primo tempo, partita molto noiosa, molto, molto, molto scialpa, due azioncine, due gol. Secondo me quello più pesante è stato poi quello nel finale del primo tempo, no? Insomma, la partita era sull'1-0, era ancora aperta e soprattutto gli States avevano in più di una circostanza erano riusciti ad arrivare vicino al pareggio, no? Comunque a essere pericolosi. Perciò partita aperta, però arriva questo gol. L'Olanda ha fatto veramente poco nel primo tempo, si è trovata ad andare negli spogliatoi sul 2-0, non sa neanche lei come. Insomma, arriva quest'altro gol allo scadere appunto del tempo di recupero del primo tempo che sostanzialmente poi chiude la partita. È vero che poi nel secondo tempo, insomma, gli Stati Uniti riescono a accorciare le distanze, ma poi dopo l'Olanda con Dumfries, e se non sbaglio, Dumfries gol e assist, e due assist. Se non sbaglio, no, no, gol e assist, insomma, tanta roba. Si è ripreso perché non aveva fatto un gran mondiale fino adesso. Oggi è stato, non dico il migliore in campo, ma quasi. Insomma, comunque, quando fai il gol e fai l'assist, sei decisivo per la partita. È un ottavo di finale, ragazzi. Regala i quarti di finale all'Olanda, tanta roba. E bene, 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 anche perché poi dopo la sera l'Olanda è stata lì bella tranquilla a sperare, insomma, quelli dell'Olanda erano lì aggrappati, volevano che l'Australia vincesse o riuscisse almeno a pareggiare per poi allungare, no? Allungare i tempi di recupero, i vari recuperi e quant'altro, i tempi supplementari, i vari recuperi. E invece no, invece non c'è riuscita perché l'Argentina è riuscita a vincere una gran partita, un grande Messi che fa il suo gol dalla sua mattonella quando c'ha la palla in quella posizione. Messi difficilmente sbaglia. Nella prima partita di questo mondiale non è riuscito a fare gol, se non sbaglio, più o meno dalla stessa posizione, forse l'ha messo anche decisamente meglio, e lì non è riuscito a come si dice, ad essere cattivo, no? Non è riuscito a fare gol. Oggi sblocca la partita, fa sostanzialmente una grande partita perché oggi l'Argentina ha soprattutto Messi. Insomma, passa in vantaggio, poi è tutto molto più semplice. L'Australia è una squadra che insomma più di lì non può arrivare, no? Già anche la qualificazione è arrivata comunque al pelo, insomma, più di tanto non è che poteva fare. Però dopo sono partite queste qua che rischi veramente, ma veramente di buttarle via. Cioè, adesso se c'è
Perché poi per rendere il campionato più bello, sarebbe stato ve bello vedere qualcosa di strano, no? Perciò a un certo punto, io non c'ho nulla contro la gente, a un certo punto però speravo in un pareggio, no? Ma giusto per vedere qualcosa di un po' più emozionante, no? Anche se mi è piaciuta molto la partita, sono contento per Messi e voglio vedere sostanzialmente una semifinale tra Brasile e Argentina, perciò tifo per il passaggio del turno. Mi sarebbe piaciuto un pareggio giusto per allungare un po' i tempi ed emozionare di più, però vabbè, detto questo, Argentina passa in vantaggio, riesce a raddoppiare con Alvarez, che fa un gran bel gol anche lui. E poi, ragazzi, si spegne un po' la luce perché poi l'Australia fa questa azione strana con questa deviazione dove riesce a trovare il gol, accorcia le distanze, ma non è che poi questo gran pericolo, è più pericoloso il risultato per come è messo, no? Perché sei sul 2-1 che l'Australia, perché l'Australia veramente non ha fatto paura, no? Anche perché poi sul 2-1, in più di una circostanza, l'Argentina si mangia il gol. Un grande Messi mette due palle a Lautaro Martinez che sbaglia in maniera da principiante, no? La terza volta non la dà nessuno, cerca lui un tiro al giro, insomma. Ha palleggiato, poi è uscita fuori veramente bene l'Argentina e ha palleggiato in faccia all'Australia come giusto che sia. Però, ragazzi, all'ultimo secondo, all'ultimo secondo ci ho quasi sperato perché l'Australia non so come riesce ad arrivare ad essere pericolosa, riesce ad arrivare al tiro. Io non so veramente come il portiere dell'Argentina sia riuscito a prendere quella palla lì. C'è una deviazione a mano aperta proprio alla cieca, perché lì a quel punto tu si è messo solo in una posizione per occupare più spazio possibile e la palla gli batte lì e fortunatamente gli rimbalza davanti, riesce a bloccarla. Insomma, sarebbe stato un qualcosa di clamoroso, no? Finire la partita sul 2-2, allungarla ai supplementari dopo aver giocato comunque decisamente meglio dell'Australia, anche se però, ragazzi, l'Argentina continua a non convincermi dal lato del gioco, dal lato del gruppo. Non vedo un gioco corale, cioè, vedo tanto Messi, e quello lo sapevamo, e qualche individualità, però insomma, Di Maria oggi non so neanche se è entrato in campo, non mi pare fosse entrato in campo. Lautaro entra e si mangia di quei gol che è irriconoscibile. De Paul era un grande giocatore in Italia, da quando è andato all'Atletico Madrid attracca solo brighe, vuole sempre litigare con tutti, mani addosso, facce da cattivo, cioè pensa tutt'altro che fare gioco. Non riesco a capire perché una squadra così forte, perché poi gli elementi per essere forte ce l'ha, cioè, ragazzi, l'Argentina c'ha dei giocatori, mica, non riesca a creare quel gioco, quell'alchimia che farebbe diventare le partite un pizzico più belle, ecco. Vabbè, detto questo, la portano a casa in maniera meritata, non rubano niente, per l'amor di Dio. Però mi aspetto qualcosina di più. Io non ho visto ancora, ho visto accendersi Messi in questo mondiale, a sprazzi, oggi soprattutto, ma non ho visto accendersi ancora l'Argentina. L'Argentina ancora non si accende e se non ti accende rischi, cioè insomma, l'Argentina perde la prima partita, la seconda la pareggia, giusto? Nel girone, e poi vince la terza e la vince bene, o viceversa, adesso non voglio, non mi ricordo, la prima la perde sicura con l'Arabia Saudita, giusto, ragazzi? Vado a vedere perché non voglio dire una cazzata. Allora, sì, Argentina Arabia Saudita perde la prima, poi la seconda. Dov'è? Ho capito, non è che non la trovo. Vabbè, ragazzi, non la trovo, scusate. Se no facciamo il video a cercare. Ah, no, la seconda col Messico la vince e poi vince anche la terza. Allora, ok, scusate, finisce a 6 punti. Non mi ricordavo questo, però comunque non convince mai. E anche oggi non ha convinto in pieno per l'avversario che era. Perciò, insomma, secondo me deve dare qualcosina in più l'Argentina per poter riuscire a vincere questo, no, arrivare a vincere, anche perché, ok, adesso era l'Australia, adesso già dalla prossima incontra una squadra non
impossibile, però insomma una squadra già che ha qualcosina in più dell'Australia, no? E se giochi così rischi con l'Olanda, rischi con l'Olanda di fare molta più fatica, e se fai molta più fatica di un 2-1, insomma vuol dire rischiare di uscire, ecco. Io penso che l'Argentina, però è in crescendo, ragazzi, l'Argentina poi quando inizia con una sconfitta è pericolosa perché arriva in finale. Iniziò con una sconfitta nell'86, la vinse, iniziò con una sconfitta nel 90 e arrivò in finale, poi perse i rigori con la Germania. Attenzione, perché insomma, iniziare con una sconfitta per l'Argentina è pericoloso. Vedremo, vedremo, ragazzi, dai. Bene, io vi auguro una buonanotte a tutti. Scusatemi, lì ero andato a cercare, ho perso un po' di tempo. Vi abbraccio di cuore, vi chiedo un bel like al video, mi raccomando. Ci vediamo domani, ragazzi, con video live. Mi raccomando, se avete voglia di farvi due risate, venite in live durante le partite, che veramente abbiamo creato una bella community. Venite, passate a trovarmi, dai. Un abbraccione di cuore a tutti, ragazzi. Belli siete e a domani. Ciao, ciao.